Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, io sono Salvatore ed oggi vedremo come gestire i soldi in modo corretto, a mio parere. Siamo pronti? Iniziamo. Per gestire al meglio i nostri soldi, la prima cosa importante da capire sono sicuramente quali sono le spese fisse che abbiamo mensilmente. Se magari non le ricordiamo tutte, potremmo scriverle man mano che ci vengono in mente in un foglio Excel e portare i conteggi man mano che ci vengono in mente, appunto. È importante capire le spese fisse, che possono essere magari gli affitti, una rata del mutuo, una rata della macchina e tutte le spese che mensilmente non mancano mai. Un'altra cosa importante, a mio parere, è sicuramente quella di stabilire una percentuale da dedicare ad un fondo emergenza. Non importa che siano 10 euro, 100 euro, 1000 euro al mese, è importante avere un fondo emergenza se magari dovremo affrontare una spesa, appunto, d'emergenza, di cui necessitiamo in modo immediato. Magari, si rompe l'auto con la quale andiamo a lavoro tutti i giorni e non possiamo aspettare di conservare i soldi, e quindi magari abbiamo un fondo al quale dedichiamo una piccola percentuale ogni mese che possiamo utilizzare per qualsiasi evenienza, che magari può essere la rottura della macchina, una visita importante o qualsiasi di cose veramente necessarie. Un'altra spesa da tenere in considerazione, questa non vale per tutti, però magari per chi fa impresa o magari non ha uno stipendio fisso, è importante a mio parere avere un fondo dedicato alle tasse. Questo perché nel momento in cui si fattura, sicuramente si dovranno pagare delle tasse e a mio parere è fondamentale mettere i soldi da parte delle tasse, in modo da non considerarli come soldi propri. Questo perché magari se abbiamo un unico conto nel quale abbiamo anche i soldi che ovviamente non sono nostri perché dovremmo pagare le tasse, questo ci potrebbe confondere e magari dare problemi. Invece, mettendo a parte i soldi delle tasse, non avremo di questo problema, non li considereremo soldi nostri. Appunto, a mio parere, veramente veramente utile come cosa. Un'altra percentuale da considerare sicuramente nella gestione dei nostri soldi, diciamo, è quella delle spese variabili. Questa percentuale può variare da persona in persona, ognuno di noi ha delle abitudini, ha magari delle esigenze diverse e quindi è importante dedicare una percentuale a quelle che possono essere le spese per magari esigenze diverse dalle emergenze, ma di cui comunque necessitiamo, che possono essere magari l'abbigliamento, un viaggio che vogliamo fare in particolare, un regalo o qualcosa che non rientra, diciamo, in quelle spese che sono mensili o magari nel fondo di emergenza, come magari può essere la rottura della macchina. Io personalmente preferisco non dedicare una grandissima percentuale a quelle che possono essere le spese variabili, cerco di trattenermi quanto più possibile. Ovviamente questa è una cosa davvero personale, preferisco io diciamo dedicare una percentuale più alta a quelli che possono essere gli investimenti, non importa in cosa, l'importante è che a mio parere iniziare ad investire, e preferisco piuttosto che magari comprare una maglia in più, una camicia, un paio di scarpe magari costoso, preferisco dedicare una piccola percentuale a quelle che possono essere le spese appunto variabili, magari le uscite. Non dico di negarvi, diciamo, il piacere di determinate cose, ci mancherebbe, ma a mio avviso gestire e dedicare solo una percentuale fissa e quindi non sforare magari ogni mese e quindi non farci venire voglia strana di comprarci magari una cosa nuova ogni mese, è importante a mio parere per gestire al meglio la nostra economia. Appunto, come dicevo, un'altra percentuale da dedicare, secondo me molto importante, è quella degli investimenti. Non importa in cosa investirete, potrebbe essere anche un investimento nella vostra formazione, anche perché a mio parere studiare e formarsi è alla base di tutto. Non vi consiglio di fare investimenti nel modo più assoluto se non sapete veramente cosa state investendo. Preferisco dedicare una percentuale abbastanza alta degli investimenti su quelle che sono le mie entrate, perché appunto una volta considerate, diciamo, o meglio, prima di considerare quelle che sono tutte le nostre spese e le percentuali che vogliamo dedicare, dobbiamo ovviamente prima di tutto stabilire i nostri guadagni, quindi vedere
varie entrate e stabilire su ogni entrata, spero quante più entrate diverse possibili potete avere. È importante stabilire su ogni entrata, appunto, quelle che sono le spese fisse, variabili e le percentuali che vogliamo dedicare ad ogni, cosa elencata. Preferisco dedicare appunto una parte più grossa agli investimenti, soprattutto a lungo termine, che secondo me possono rendere poi in futuro. Magari vi private oggi di una cosa che poi potete comprare molto più facilmente in futuro. Ultimo, ma non per importanza a mio parere, punto da affrontare nella gestione delle nostre spese, e se riuscite, una cosa che io consiglio di fare a tutti, quella di aprire un conto del quale non avete la carta, e depositare ogni mese una cifra che magari può essere anche una piccolissima percentuale su questo conto, che avrete come emergenza catastrofe, o meglio, magari è brutta dirla così, però è un fondo che magari avrete nel momento in cui dovesse succedere un giorno, non so, dovesse perdere il lavoro o magari un'importante operazione che richiede tantissimi soldi o una qualsiasi emergenza. Veramente al quale non eravate preparati. È importante, a mio parere, un fondo appunto di catastrofe, lo chiamo, ma spero non mi serva mai. E consiglio di avere in questo fondo almeno un anno e mezzo di stile di vita. Cosa significa un anno e mezzo di stile di vita? Mettiamo caso siete abituati a spendere, sapete che le vostre spese fisse e magari considerate anche un po' quelle variabili è circa di 1000 euro al mese. Io consiglio di avere nel fondo almeno appunto un anno e mezzo di stile di vita, quindi sarebbe nel caso in cui spendiate 1000 euro al mese, 1000 euro per 18 mesi, quindi circa 18.000 euro in questo fondo, se spendete 1000 euro. Se magari ne spendete 500, 600, questo può variare in base a quello che spendete, di avere almeno un anno e mezzo di stile di vita in questo fondo, così che se domani dovesse succedere una qualsiasi catastrofe, non sarete del tutto, diciamo, tra virgolette, persi e saprete da dove ripartire, o avrete del tempo magari per ripartire, delle risorse. Anche questo video è finito, ragazzi. Mi raccomando, cliccate mi piace, iscrivetevi al canale, aiutatemi con l'algoritmo di YouTube per aumentare la qualità dei video se mi supportate, e ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo video e come gestite i vostri soldi.